Perfetto, grazie mille a Giorgio, innanzitutto a lei, dottoressa, per la presentazione. In francese è Groupement Latin et Méditerranéen des Médecins du Sport, però in italiano è perfetto, siamo in Italia. E poi ringrazio Giorgio perché ho la fortuna e l'onore di vivere e godere di una grande amicizia, oltre che di più grandi opportunità professionali grazie a lui e grazie a dei rimedi che mi ha gentilmente fatto conoscere e per i quali siamo grati non soltanto io, ma tutte le persone che comunque chiedono la mia consulenza. Sport, sì, arrivo dal mondo del ciclismo, da ex ciclista. E quindi bene o male un pochino di credibilità da parte degli atleti ce l'ho soprattutto per questo motivo. Però ho sentito nelle relazioni precedenti, ho sentito sia il dottor Conforti che il caro amico dottor Allegrini parlare comunque di amore, parlare di parte emotiva. Una delle grosse, dei grossi cambiamenti nella mia vita professionale arriva proprio da questa prospettiva differente. Non distinguere mai diciamo, il soma dalla psiche. Una persona è una persona con la sua fisicità, con le sue emozioni e con tutta la parte emotiva. Quindi anche il fatto di osservare e di valutare e supportare un atleta dal punto di vista psicosociale, valutando poi la psicosomaticità, ovviamente ha dei grossissimi punti di riverbero positivi, innanzitutto dal punto di vista dell'attenzione che comunque l'atleta diciamo, ti rivolge, e in secondo luogo perché nel momento in cui c'è l'accoglimento da parte dell'atleta, cioè l'atleta si sente accolto, diventa meno difficile diventare realmente un partner. Perché ha bisogno fondamentalmente l'atleta sempre di avere delle persone che abbiano che vivano in empatia la loro condizione. E quindi questa è una cosa che veramente mi ha aiutato da sempre. Un atleta, anche quando finisce la propria attività fisica e prestazionale, rimane atleta nel cuore, no? Prima si parla sempre più di cuore. Dal punto di vista funzionale, ma dal punto di vista anche emotivo. E quindi questo è un aspetto importante. Chi seguo, beh, giusto per fare una rapida valutazione, vediamo se riesco a fare proseguire. Ok. Ho la fortuna e anche l'onere da un certo punto di vista di seguire le ragazze della Nazionale di Ginnastica Ritmica. È un bel lavoro impegnativo, ragazze giovani, in quanto ad emotività particolarmente sensibili, ecco, diciamo così. Lavoro con parte del blocco della Nazionale di pattinaggio sul ghiaccio. Ecco, qua c'è un po' su questa pista, che è quella di Manchester, tra l'altro, ho vinto l'unico alloro internazionale, ho vinto me una medaglia di bronzo agli europei. Sono un ex pistarda, anche se correvo su strada. Qui ci sono anche degli amici che sono ex, ormai ex. Chi segue il ciclismo riconoscerà Victoria Pendleton in basso a sinistra e Chris Hoy in alto a destra, tra i più grandi medagliati olimpici mondiali a livello mondiale. Il mondo dell'atletica leggera, con alcune stelle nascenti dell'atletica italiana e poi anche con alcuni dei maratoneti del Marocco. Ma poi ho voluto mettere questa slide perché ha mediamente un effetto dirompente e tendenzialmente non c'entra nulla, ma volevo proprio creare uno spartiacque, perché al di là di quello che è la mia formazione medico-scientifica, ho nel percorso professionale ho avuto l'opportunità di militare anche in ambito farmaceutico. E per diversi anni sono stato in questa azienda che in questo periodo è particolarmente nota, ma sicuramente insomma, nota a tutti i medici, a tutti i colleghi, che
che stanno comunque ascoltando. Qui ho avuto modo veramente di creare un delta, di cambiare il mio paradigma e di uscire da quello che è una logica che invece è quella accademica, nella quale purtroppo mi ritrovo nel momento in cui trovo a far lezione, no? A livello universitario. Quindi io ricordo il percorso accademico nella facoltà di medicina, sostanzialmente le tre sintesi sono: imparare a riconoscere la patologia, fare diagnosi il più corretta possibile e impostare una terapia. Quindi fondamentalmente ci si focalizza sulla patologia e si inizia a perdere comunque il paziente. Lo si perde ancora di più nel momento in cui si scende maggiormente nel dettaglio. Quindi terapia 9 volte su 10 vuol dire terapia farmacologica e quindi a quel punto, dalla macro realtà che è quella del paziente, si incomincia a entrare nella logica del recettore, una molecola che satura il recettore e produce tendenzialmente un effetto. Quando l'effetto è positivo, abbiamo un effetto, diciamo, definito terapeutico. Quando l'effetto ha anche delle negatività, arriviamo alla collateralità. Questo è fondamentalmente uno degli elementi che comunque distoglie l'attenzione da quello che poi fondamentalmente è il reale target. Il dottor Allegrini oggi l'ha spiegato veramente in maniera straordinaria, no? Per riconoscere le costituzioni occorre osservare, occorre ascoltare e quindi occorre veramente cogliere fondamentalmente il paziente. C'è stato un grande docente comunque in facoltà a Milano che da anni si occupa di medicina cinese, si occupa di agopuntura, diciamo in maniera parallela a quello che è la convenzione universitaria di medicina a Milano, e che comunque anni fa faceva un riferimento e diceva che oggi uno dei grossi problemi nel rapporto medico-paziente sono i piani diagnostico-terapeutici e le linee guida. Quindi sempre più si rischia di perdere come dire, il contatto con il paziente e si concentra, ci si focalizza sempre di più sulla tecnicalità, che è quello che poi fondamentalmente dà un po' una visione riduzionista delle cose, oltre che meccanicista. Ecco, non penso che Ippocrate, quando pensava alla medicina e diciamo, al trattamento di un paziente, la pensasse in questo modo. Quindi riprenderci e diciamo, riappropriarci di quello che dovrebbero essere le fondamenta, no, della professione medica è assolutamente importante, soprattutto in questo momento dove viviamo in una condizione dove non solo i piani, diciamo, le linee guida e i piani diagnostico-terapeutici sono dei forti indicatori e a volte delle condizioni vessatorie, non entro nel merito, da parte delle ATS, ma dove addirittura ci si mettono i governi o ci si mettono dei decreti legge a sminuire, a praticamente ridurre a zero la logica della scienza e coscienza, perché la deontologia, io la definisco sempre l'arte medica, tendenzialmente dovrebbe essere sempre il driver, mentre oggi anche il dottor Conforti prima faceva riferimento al fatto che ci troviamo in una condizione, voglio dire, da questo punto di vista. Questo non vuol dire che però non possa essere dei buoni terapeuti a prescindere, e cercando di fare anche quel minimo di prevenzione che tutto sommato, facendo comunque un po' di fatica in più, potremmo riuscire a fare. Quindi perché quel riferimento a Pfizer? Perché l'università, Pfizer, comunque il mondo della farmacologia, tendenzialmente porta a una riduzione della visione, ma sempre comunque una logica interventistica. Ho un problema, risolvo il problema con il farmaco. E qui ci si pone una prima domanda: ma il problema lo risolvo? Oppure io arrivo a tamponare il problema, a ridurre la situazione, quantomeno a livello sintomatologico? Perché poi il punto è questo: nel momento in cui al paziente si dà un antipertensivo, non è che si riduce, si risolve il problema,
si riduce il sintomo, ma fondamentalmente la potenziale causa rimane tendenzialmente in essere. Giusto per fare un esempio e per guardare a un pochino più in là, cioè a quello che è il concetto della prevenzione. Ecco perché tra le tante cose sono grato profondamente a Giorgio, perché grazie a lui ho potuto avere comunque anche uno strumento che mi assiste nella logica preventiva. Il delta, il cambio di paradigma al quale facevo riferimento prima, è stato proprio quello di incominciare a accantonare la logica dell'intervento su una condizione patologica e ragionare invece su quello che è la tutela della salute delle persone, a maggior ragione quando comunque si ha a che fare con ragazzi, mediamente gli atleti, soprattutto nel mondo della ginnastica. Iniziano ad entrare nel giro della nazionale a 12, 13, 14 anni. Quindi c'è anche modo di fare un'azione, di avere un'azione educativa non solamente sui ragazzi, ma anche e soprattutto sulle famiglie, perché poi non dimentichiamoci che dal punto di vista, diciamo, della formazione, dell'educazione, in termini preventivi abbiamo un grosso problema. La slide che c'è qui, che vediamo in questo momento, ne è un riscontro drammatico. Questo è tra l'altro un dato dell'OCSE del 2013, dove viene fatta la valutazione della percentuale del budget sanitario investito in ogni singola azienda, in ogni singola nazione, scusate. L'Italia, guarda caso, è buon e ultimo fanalino di coda con lo 0,5%. Ora, anni fa qualche volta si sentiva parlare di prevenzione con le pubblicità progresso, adesso è sparito tutto. Se poi andiamo a vedere sul territorio quello che è il mondo della medicina di famiglia, soprattutto, quanto sta diventando difficile fare terapia, quanto stia diventando difficile fare comunque anche diagnosi. No? Con tutte le limitazioni prescrittive che ci sono, e non invidio i colleghi che fanno medicina in famiglia, e figuriamoci se si riesce a investire in una logica di prevenzione. Ecco che a questo punto, laddove c'è la volontà, e siamo qui tutti, per ampliare le nostre conoscenze, per conoscere cose nuove, nuove opportunità, e soprattutto nuove evidenze e supporti che ci consentano di dare maggiore beneficio ai nostri pazienti. Ecco che a quel punto S-Drive per me è stato veramente un elemento fondamentale. Perché? Perché poi andando a vedere sostanzialmente quello che è la diagnostica tradizionale, la valutazione ematochimica piuttosto che la diagnostica di laboratorio in genere. Ci sono delle evidenze in termini di dubbio. Uno dei grossi punti di domanda da sempre è: ma la valutazione ematica di un determinato dato o la determinazione e la certezza che poi si trasformi, anzi riverberi e sia, diciamo, rispecchi a livello tissutale? Cioè, siamo sicuri che una vitamina, qualsiasi essa sia, che ha una determinata concentrazione nel sangue, poi sostanzialmente ha determinata concentrazione e soprattutto funzione a livello fisiologico per quello che le è richiesto, no? Lavorando molto sulla fisiologia, questa domanda io me la sono posta sempre. Quindi nel momento in cui c'è stata la possibilità di matchare, di unire quello che è appunto la diagnostica convenzionale con uno strumento che, pur non essendo strumento di diagnosi, aiuta a riflettere e comunque ad aprire le proprie riflessioni anche in prospettive differenti, è diventato importantissimo perché anche e soprattutto negli atleti riuscire a dare un valore aggiunto, aiutare l'atleta a crescere nella propria performance, soprattutto a certi livelli, diventa complicato. Allenamento, al di là della modulazione, voglio dire, della nutrizione, al di là di quello che può essere l'apporto dell'integrazione, al di là di quello che comunque è il mental training, l'attività, il coaching, quindi l'orientamento al risultato, cioè ci sono tanti fattori. Non dimentico comunque che al di là di quello che è la mia
collaboratività con i ragazzi e comunque con gli atleti, poi dopo ho anche persone che atlete non sono e che magari hanno problematiche importanti o hanno familiarità. Oggi purtroppo l'espressione della malattia tumorale è sempre più in crescita, anche per il discorso del Covid, ma non solo, perché voglio dire, se ci guardiamo intorno e guardiamo in che razza di ambiente viviamo, cioè tutto ciò che contamina questo ambiente, ecco che diventa ancora più importante avere anche delle discriminanti che da una diagnostica tradizionale non riusciremmo ad avere, mentre invece con uno strumento come l'S-Drive comincia a diventare una realtà. E parte da qui. L'industria alimentare utilizza almeno 40.000 prodotti chimici. Quindi, siccome l'alimentazione per l'atleta e non solo è comunque la prima terapia o dovrebbe esserla, è chiaro che nel momento in cui le scelte alimentari non sono particolarmente felici, il rischio che comunque questi alimenti possano in generale, io diciamo assimilo gli alimenti esattamente alla progressione silente di un diabete, cioè manifesta solo nel momento in cui ha avuto praticamente una capacità distruttiva di un certo tipo. Quindi anche tutti questi prodotti, col passare del tempo, possono essere comunque una concausa di una condizione patologica. E quindi il fatto di ragionare in maniera parallela e di usare una prospettiva di pensiero, di valutazione, unendo comunque quello che è l'anamnesi classica, potenzialmente con le valutazioni comunque di laboratorio, e utilizzando S-Drive io ho avuto realmente la concretizzazione di una valutazione il più, diciamo, allargata possibile. E parlando poi di epigenetica, se noi parliamo comunque ormai, e non voglio comunque entrare in ambiti che sono già stati spiegati in maniera straordinaria, ma sostanzialmente se andiamo a vedere quello che è il concetto epigenetico, quindi quello che è la valutazione della modificazione della sintesi proteica. E qui vediamo il codice genetico tradotto in aminoacidi, è chiaro che non dobbiamo sottovalutare proprio in primis che cosa? L'alimentazione, come fattore comunque fortemente determinante. Allora, ho voluto essere sostanzialmente molto sintetico, ma nel contempo entrare più nello specifico di tre casi che riguardano tre atleti, dei quali non faccio ovviamente il nome per una questione di privacy, anche perché sono tutti talmente noti che sarebbe comunque poco simpatico, ma proprio cercando di entrare nel merito del test, soprattutto per chi magari non ha ancora o una particolare esperienza con il test stesso, piuttosto che nell'ambito sportivo. Allora, ho portato tre casi. Il primo caso fondamentalmente riguarda un'atleta donna di 21 anni in salute che sostanzialmente aveva solo delle piccole difficoltà diciamo, nel recupero. Quindi l'obiettivo perché poi è stato anche importante sdoganare il test. E qui mi spiace dover dire questa cosa, ma il mondo dello sport italiano è comunque un mondo ancora arcaico, diciamo, definiamolo così. Io parlando con Oreste Perri, per chi lo conosce e anche per chi non lo conosce, è un ex olimpionico, è un ex canoista. Ed è il presidente del CONI Lombardo. Parlando con lui un paio d'anni fa, dissi: pensa che nonostante praticamente non ci siano realmente degli staff dedicati, non ci sia un'attenzione all'atleta come mediamente c'è nelle altre nazioni, diciamo, più evolute. Nonostante questo, gli atleti italiani, tra i quali le ragazze della Nazionale Ginnastica Ritmica, ottengono i risultati che ottengono. Per chi non conoscesse particolarmente la ginnastica ritmica, la
Diciamo che le farfalle ormai da 15 anni sono sempre ai vertici mondiali, quindi sono ragazze che producono, fra virgolette, medaglie in continuazione. Ma tendenzialmente loro, come tante altre realtà, non hanno uno staff federale dedicato. La federazione, attraverso il CONI, le chiama una volta a Roma, alla Cocetosa, le fa una serie di esami del sangue, tutto sommato poi le lascia e le abbandona al loro percorso, dove sostanzialmente il percorso è sostenuto da osteopati e da massaggiatori. Dopodiché c'è il nulla, fino a che sostanzialmente 5 anni fa ho iniziato a collaborare con loro, la nutrizione era un qualche cosa che seguiva la logica russa impostata dalle allenatrici. Non si mangia e non si beve, con tutti i limiti possibili, no? Perché soprattutto in soggetti così giovani che magari lavorano 6, 7, 8 ore al giorno in palestra, che sono sempre ovviamente sotto la soglia della nutrizione, diciamo, nella condizione di sottonutrizione o comunque prossimi a questa, con tutta una serie di carenze alimentari, ovviamente le fratture da stress, piuttosto che l'amenorrea, piuttosto che tutta una serie di altre condizioni, sono la normalità. E quindi, innanzitutto, incominciare a fare ragionare il mondo dello sport su un'ottica differente è stato il primo passo. Il secondo passo è stato anche quello di far capire qual era il valore aggiunto di un test che fondamentalmente non era conosciuto e riconosciuto. Anche perché quello che diceva il dottor Allegrini prima, Bartolomeo, che ha sicuramente più esperienza di me, in un mondo comunque fatato, che è quello del calcio, rispetto alla stragrande maggioranza di sport minori, soldi non ce ne sono, o comunque ce ne sono molto pochi. E quindi ecco che la logica è anche quella del terapeuta, è quella di sensibilizzare l'atleta. Perché nel momento in cui l'atleta obtorto collo non ha possibilità di essere sostenuto dalle federazioni o dalle squadre in generale, interviene in prima persona perché comprende qual è il valore della prevenzione. Perché quando gli si spiega che noi pensiamo alla performance, ma performance è uguale a salute e salute è uguale a performance, è una via bidirezionale. Ma quando un atleta si sfianca e finisce l'attività agonistica, si porta praticamente in dote tutti i cocci, come dico io, e io ne ho ben consapevolezza, e quindi tutte le limitazioni che purtroppo derivano da una condizione di sottovalutazione di molteplici aspetti. Ora, entrando nel merito, quindi abbiamo detto una donna, 21 anni, che stava bene, leggermente difficoltà nel recupero. E l'orientamento sostanzialmente principale è stato sì, recuperiamo prima, ma soprattutto cerchiamo di evitare, visto che inizi a sentire questa stanchezza, cerchiamo di evitare che insorgano infortuni. Infortunio è la parola magica. Io ho visto con l'allenatore, con le allenatrici, quando si parla di infortunio tutti si irrigidiscono. E quindi questo è stato uno dei metodi che ho utilizzato per veicolare l'S-Drive. Quindi, che cosa è emerso dal primo S-Drive? È emersa comunque un grado di focalizzazione e attenzione alla sintesi proteica, al metabolismo degli acidi grassi, alle emozioni e al metabolismo degli zuccheri. Ora, emozioni. Bartolomeo, anche lui prima, in due calciatori, ricordo, se non ricordo male, erano due, sì, in due calciatori sono uscite le emozioni. Beh, in un atleta le emozioni escono tantissimo. E questo è un grosso elemento che predispone diciamo, l'approccio. Proprio perché nel momento in cui un atleta lo si percepisce, lo si vive come un individuo che vive le emozioni, chi è stato atleta sa quelle emozioni quali sono. Ma anche chi non è stato comunque atleta, nel momento in cui riconosce e vede evidenziate le emozioni,
deve, mi permetto di dire, deve partire da una condizione empatica diversa, uscire a pieno da una logica prettamente tecnicista e iniziare comunque ad accogliere l'atleta, perché altrimenti se non si accoglie l'emozione dell'atleta diventa difficile fare tutto, perché poi alla fine è un lavoro a quattro mani, è un lavoro dove l'atleta cerca un alleato e non come dire, un nemico o un controllore. E quindi a quel punto diventa più facile, nel momento in cui l'emozione viene condivisa, far sì che l'atleta senta e condivida anche il piano da mettere in essere per arrivare alla soluzione del problema o comunque per evitare il problema. Quindi mi sono dilungato su questo aspetto, però quando avete a che fare con atleti, soprattutto quando sono ragazze, io suggerisco. Mi permetto comunque una grande attenzione. Il cuore, le emozioni, il bene si trasmettono in tanti modi, anche il come si fa terapia, anche il come si interviene nella vita comunque dell'atleta. E qui è interessante entrare nel merito, ad esempio, degli indicatori di vitamine, perché è chiaro che poi anche la lettura, io mi sono limitato a questo, poi ci sono tutte le varie griglie, no? Sistema immunitario, sistema cardiovascolare, quindi va valutato nella sua complessità. Io ho già avuto modo di dirlo anche in altre situazioni, io mi prendo tempo per studiarlo, il report, quindi io magari faccio il test e mi prendo un giorno o magari anche due in alcune situazioni, per incrociare tutti i dati diciamo, della cartella anamnestica con quello che sono le evidenze che l'estrarre mi dà. Perché a quel punto mi serve, lo utilizzo come strumento di analisi critica e faccio il primo distinguo che già ho introdotto prima. Esiste veramente una differenza tra distribuzione ematica e distribuzione tissutale? Evidentemente sì, qui incominciamo a fare una valutazione, dopo vi darò un'evidenza, ok? Però è chiaro che quando io vedo una cosa del genere, la cosa più semplice che mi verrebbe da fare è, va bene, non c'è problema, integro la vitamina C e integro il gruppo della vitamina B. Diventa però tendenzialmente un fattore, diciamo, riduttivo. Ecco il perché mi occorre fermarmi e ragionare anche sulla distribuzione delle varie vitamine. Qui, ad esempio, la vitamina D3 nella proporzionalità, diciamo, delle varie fette della torta me la dà in una condizione comunque abbastanza ridotta. Quindi vuol dire che probabilmente a livello tissutale la vitamina D3 non è sostanzialmente carente, ma un occhio comunque di attenzione glielo dedico, perché poi andrò a confrontarla chiaramente anche con i parametri ematici. E devo fare una valutazione della tipologia di sport che la ragazza, che comunque l'atleta fa, il tipo di dispendio energetico, l'ambiente nel quale svolge comunque l'attività, all'aperto o al chiuso, in estate o in inverno a dicembre o in inverno, fra virgolette, alla fine della stagione invernale, quindi a marzo. Perché anche lì, no, ci sono veramente tantissime variabili. Siamo in una condizione della stagione dove l'atleta è in una fase di carico, è una fase di scarico, è una fase di scarico attivo, è diciamo, in una condizione di massima performance. Quindi è chiaro che sono tutte variabili che entrano nella valutazione. Cioè, l'atleta non è atleta, punto, a prescindere in qualsiasi momento della stagione. Come stesso atleta non può essere paragonato ad altro atleta dello stesso sport. Se noi prendiamo ad esempio le ragazze della nazionale ginnastica ritmica, per fare un esempio, sono, diciamo, le farfalle in gara sono in cinque. Se noi prendiamo quelle cinque ragazze, le guardiamo, non sono le stesse cose, non sono la stessa cosa. Quindi fondamentalmente anche il far capire agli allenatori che, ad esempio, l'alimentazione, che è un elemento tabù, perché quando si parla di cibo
con gli allenatori diventa sempre un problema, soprattutto negli sport di peso, è sempre un problema, è il peso, cioè il numero che c'è sulla bilancia che fa testo. Poi tutto quello che succede all'interno dell'organismo o dal punto emotivo o da qualsiasi altra prospettiva diventa una variabile che a loro interessa poco. La cosa importante è il peso. Guarda, se il numero sulla bilancia è quello giusto, poi il resto, who care, come dicono gli americani. Ma anche lì, se noi prendiamo due ragazze della nazionale, senza fare nomi, Centofanti e Maurelli, no, tanto i nomi si possono fare. E sono due ragazze completamente diverse, hanno due costituzioni fisiche completamente diverse. Quindi torniamo a quello che sono i principi che ci ha così ben spiegato Bartolomeo Allegrini questa mattina. Quindi è chiaro che questo è un test che veramente aiuta a ragionare, a riflettere. A volte è anche proprio lo strumento che ci ferma nel momento in cui siamo tentati di andare con il pilota automatico. Perché purtroppo succede, a volte succede anche a me, dico, vabbè, questa qua è una situazione comunque semplice, e poi invece mi fermo, ci rifletto e torno ad avere una visione più critica della situazione e specificatamente riferita a che cosa? A questo momento. Perché il bello di questo test è che mi dà una proiezione di quella che è la condizione in questo momento. Ecco perché poi è logico e interessante nell'atleta, magari farlo anche più frequentemente di ogni 3 mesi, però ragionevolmente dopo 3 mesi andare a rivalutare che cosa è cambiato in funzione del lavoro che si è fatto. Stesso discorso riguarda per i minerali. Anche qui la cosa più semplice da fare è guardare questa slide, questa torta, e dire benissimo, incomincia a esserci carenza, quindi è suggerito e consigliato intervenire su zinco, silicio, selenio e litio. Benissimo, ma nel contempo io devo anche considerare che il potassio, il sodio e il magnesio fondamentalmente non sono particolarmente prestanti. Quindi vuol dire che presumibilmente il mio organismo ne utilizza una massa tale, una quantità tale, che pur non essendo comunque una condizione di carenza, potrebbe predispormelo a una condizione di questo tipo. Se poi andiamo avanti, se avete delle domande o delle perplessità, ovviamente facciamole anche strada facendo, perché magari io sto entrando talmente tanto nel dettaglio che qualche domanda può sorgere, può chiarire comunque qualche perplessità. Se andiamo poi all'indicatore degli acidi grassi, ovviamente qua si apre un universo. Perché? Perché quando comunque si parla di acidi grassi, uno pensa subito omega 3, omega 6. Festa finita. Quindi prima il dottor Conforti giustamente diceva attenzione, andare a fare ad avere un'azione antiossidante particolarmente marcata su un atleta, perché l'atleta chiaramente ha necessità di condizioni pro-infiammatorie. Quindi anche qui, quando interveniamo, dove interveniamo, su che cosa interveniamo, quale priorità diamo? Ok? Quindi anche qui diventa assolutamente importante la valutazione del quadro, la comprensione, che poi dopo viene anche aiutata da altri elementi, tra i quali appunto magari le stesse vitamine, piuttosto che il quadro aminoacidico. Cioè è la bellezza straordinaria, io mi sono innamorato veramente di questo strumento, sta nel fatto che ti dà talmente tante prospettive e diciamo quadri di osservazione che diventa, diciamo, meno difficile commettere un errore, perché purtroppo l'errore ci può stare, ma diventa veramente meno complicato. Diventa, fra virgolette, più anche semplice identificare quello che può essere un percorso coerente in questo momento con l'atleta o pensando alla pianificazione, no, di un determinato periodo per quel determinato atleta. Quindi la cosa importante sicuramente è una valutazione oggettiva, altrimenti uno dice benissimo, ok, cosa c'è? Acido arachidonico, perfetto, acido arachidonico, io comunque mi prendo, aumento la quota di EPA e DHA. Bene.
Però non bisogna dimenticare che a volte le atlete, ad esempio, questa è una cosa magari così, un vezzo che mi sento di condividere, a volte le atlete interrompono per un anno e mezzo la propria carriera perché decidono di diventare mamme. Benissimo, ma nel contempo continuano a lavorare, quindi continuano a fare un'attività fisica magari non eccessiva, ma neanche particolarmente blanda. E allora a quel punto uno dice, perfetto, allora andiamo comunque di antiossidanti. Bene, l'attenzione quando si usa l'omega 3 in una donna comunque in gravidanza, perché l'EPA è tendenzialmente, anzi direi, è controindicato. L'EPA ha una capacità, diciamo, di azione specifica sull'acido arachidonico e questo non è un bene quando c'è un feto in fase di sviluppo. Quindi se si vuole fare comunque una azione antiossidante, antinfiammatoria in un atleta o comunque in una persona che fa attività fisica durante il periodo di gravidanza, è meglio utilizzare, anzi è suggerito consigliare i DHA in modo che non si vada ad interagire sul discorso dell'acido arachidonico. Perché succede anche questo, no? Ci sono delle atlete che ogni tanto dicono, beh, soprattutto nell'endurance che durano di più, fra virgolette, si fermano e dicono io faccio un figlio. Quindi capite come guardando una semplice immagine, una semplice torta, apparentemente semplice, quanti fattori possono entrare, diciamo, nell'ambito della valutazione. E quindi se questa porta a una serie di valutazioni di questo tipo, figuriamoci comunque quanto sia bello e estremamente utile avere tutte queste espressioni per poter fare una valutazione oggettiva. È chiaro che poi gli amminoacidi sono uno degli elementi fondamentali, no? Soprattutto quando si parla di atleti, ma per me il quadro amminoacidico risulta veramente essere le fondamenta, perché quadro amminoacidico significa tutta la materia prima che comunque bene o male contribuisce alla formazione di tante, diciamo, di una serie di elementi fisiologicamente utili a livello organico che chiaramente valgono all'atleta, ma valgono ovviamente anche in chi potenzialmente ha una fibromialgia, una fibrosi cistica, piuttosto che, ne so, una condizione oncologica. Okay? Quindi degli elementi che comunque saltano all'occhio, sono soprattutto nelle diete dove magari la quota proteica diciamo, particolarmente ridotta, o magari negli atleti che sono vegetariani piuttosto che i vegani. Io ho avuto comunque in una squadra di ciclismo di professionisti, due atleti australiani che sostanzialmente erano vegani, quindi grande complicazione nello strutturare comunque una condizione di salute e alimentare comunque idonea a supportare i carichi. Prima veniva fatto riferimento al Tour de France, quindi il Tour, il Giro, la Vuelta, comunque sono una serie di lavori talmente intensi dove il ciclista che di per sé è come dire, un equilibrio instabile, come lo chiamo io, come dire, veramente sono atleti che filano, che viaggiano sul filo del rasoio, soprattutto oggi, dove comunque c'è questo concetto, purtroppo, veramente teso alla magrezza, dove chiaramente il rischio di andare in una condizione di carenza è un rischio importante. Anche qui, al di là di quello che è la valutazione degli amminoacidi, questo test, l'ES Drive, proprio perché va a valutare la condizione tissutale, è un elemento che veramente aiuta nel comprendere e nel cercare di guidare la scelta, soprattutto nutrizionale, ma anche di integrazione negli atleti, soprattutto quando l'atleta, appunto, rischia di avere delle importanti carenze di vitamina, ad esempio di vitamina B12, ok? Tipo parlando appunto dei vegani. Quindi anche lì essere molto molto attenti a non caricare troppo con l'integrazione ed essere comunque attenti a monitorarli anche grazie a questo strumento.
Indicatore di resistenza. Beh, il dottor Allegrini e il dottor Conforti hanno fatto più volte riferimento all'intestino. Insomma, l'intestino, per fortuna, siamo sempre di più a considerarlo come un elemento, come dire, non secondario. Tra l'altro, voglio dire, il nervo vago, cioè, ci dà questa connessione diretta anche a livello cerebrale, quindi non possiamo disgiungerlo, no, dalla parte più centrale e dalla parte comunque fortemente impattante sull'equilibrio del sistema immunitario. Quindi è chiaro che anche qui va fatta una valutazione di quello che è un po' l'equilibrio che compare, perché molto frequentemente l'atleta dice: digerisco bene, sto bene, non ho gonfiori, non ho tensioni, eppure, ad esempio, comunque ti appare diciamo, un'evidenza di questo tipo. Quindi anche qui poi dopo va capito cosa significa post virus, va valutato il come intervenire, va capito che tipo eventualmente di supporto e di sostegno a livello intestinale. Perché se, come narra la fisiologia, la flora batterica intestinale produce enzimi che poi sono deputati al corretto assorbimento degli alimenti piuttosto che alle varie funzioni intestinali, è ovvio che bisogna anche capire, visto che giustamente il dottor Conforti parlava anche di differenziazione di famiglie nel tratto intestinale, è ovvio che bisogna anche capire quali potenzialmente possono essere le famiglie probiotiche che possono essere più utili. Quindi non andare a fare un discorso più sui generis, come dire, di integrazione probiotica, ma di andare a scegliere, ad esempio, diciamo, dei rimedi, dei prodotti che siano maggiormente mirati. E questa non è assolutamente cosa di poco conto, almeno nella mia esperienza. Fortunatamente, ecco, a livello di danno ambientale, questa ragazza non aveva presenza né di metalli tossici né di sostanze chimiche idrocarburi, men che meno di radiazioni, e quindi siamo stati assolutamente tranquilli. Però poi quando si parla di prestazione, ovviamente una delle cose che lascia maggiormente sorpresi in primis gli atleti, ma non solo, è proprio questo ambito, quello che riguarda l'interferenza delle frequenze. E le atlete, bene o male i giovani in generale, comunque sono particolarmente attenti, no, a tutto ciò che è tecnologico, quindi la PlayStation portatile, il cellulare, il tablet e chi più ne ha più ne metta. Devo dire che questa ragazza è una ragazza che io, tra l'altro, per la quale ho una predilezione. Amo tutte le ragazze, tutti gli atleti con i quali collaboro, ma per lei ho una predilezione. È una ragazza che lavora tantissimo con i libri, cioè ha sempre i libri in mano. Anche a volte, anche nelle pause dell'allenamento, mentre mangia, io gli dico: no, metti giù il libro, mangi con calma e poi dopo leggi. Altra piccola cosa, no? Perché a volte anche vivere, anzi, la cosa più importante sarebbe riuscire anche a vivere i momenti, della quotidianità durante gli allenamenti anche con gli atleti, perché lì hai modo anche di magari andare a suggerire proprio la comportamentalità e andare a modificare anche proprio quelle piccole, apparentemente piccole problematiche che magari possono comunque indurre una modificazione al risultato atteso. Cioè, leggere e mangiare è come leggere e guardare la televisione, tendenzialmente. Si perde la gestualità, si perde la capacità comunque di masticare, si perde il senso della masticazione. E una delle cose che io stresso particolarmente con gli atleti è proprio quella che l'alimentazione non si disgiunge dall'allenamento. L'alimentazione è una parte dell'allenamento. Quindi se non la si ragiona così e se non si sta attenti all'alimentazione, il rischio è di perderci qualcosa. Anche la sacralità dell'alimento, il mangiare, il nutrirsi, il volersi bene. Il fatto di percepire anche che in quel momento io sto mangiando quel determinato alimento che mi sta dando quel determinato nutrimento e quel nutrimento mi serve per svolgere quella funzione. Ecco che a quel punto c'è
visto che si parlava prima comunque no, del coaching, parlava prima il dottor Allegrini, il coaching, il fatto di orientare la mente al risultato deve passare per forza anche queste piccole cose. Il fatto di poter vivere con loro in alcuni momenti, ad esempio io sarò con le ragazze della Nazionale mercoledì, andrò verso le 11 del mattino, loro finiscono intorno alla 1 l'allenamento del mattino, quindi io ho modo di vederle lavorare e poi dopo sono con loro mentre mangio. Quindi ci sono, no, tutta una serie di, anche di ritualità che devono far parte della gestione dell'atleta. Per l'atleta, rito è tutto. Se voi vedete, se voi prendete ad esempio Nadal nel gioco del tennis, Nadal che, no, non posso dire altro, però c'è un collega che comunque in Spagna sta utilizzando massivamente l'S-Drive su atleti di altissimo livello della Formula 1, del tennis e via discorrendo. Ecco, se voi comunque guardate Nadal dal punto di vista dei riti, qualcuno dice, diciamo, dell'aspetto ossessivo compulsivo, però la sedia deve essere allineata, entra in campo sempre col piede destro partendo dai piedi uniti, cioè ci sono una serie di cose che sono scaramanzie, ma sono anche ritualità, quindi riuscire a creare nell'atleta la ritualità anche nell'alimentazione e nella sua comportamentalità quotidiana, fargli capire che guardare il forno a microonde mentre si scalda l'alimento non è il massimo, non è il massimo neanche usarlo il forno a microonde, piuttosto che stare attaccato al cellulare, tenerlo sul comodino, piuttosto che, non so, giocare con i giochini fino alle 2 del mattino, andando a interferire con la soglia del sonno e quindi andando anche lì potenzialmente ad influire sulla capacità di performance, è un qualcosa che va spiegato, va contestualizzato ed è poco medico, no? Perché ci hanno mai spiegato in facoltà, c'è mai stato un esame, no, di medicina dove si parla di comportamento, gestione della comportamentalità del paziente? No, ma fondamentalmente se noi non agiamo innanzitutto lì e non gli facciamo, non siamo in grado comunque in maniera empatica di aiutare a comprendere. A volte anche proprio prendendo carta e penna e spiegando, mettendo nero su bianco, gli atleti, anche i non atleti, come ognuno di noi, hanno una capacità di memorizzazione che è differente, c'è la visiva, l'uditiva, la cinestesica, cioè veramente la capacità di comprensione è veramente, rischia di essere veramente il delta tra un successo terapeutico e un insuccesso terapeutico. A prescindere che la condizione terapeutica sia intervenire su un problema, intervenire sull'alimentazione, intervenire in termini di prevenzione. L'importante è la comprensione e la consapevolezza. Quando una persona arriva a questo, fondamentalmente ha maggiore possibilità di portare a casa il risultato. E noi da terapeuti con loro, quindi loro sono contenti, noi siamo contenti, scienza e coscienza è contenta. Magari di PCM un po' meno, ma questo è un altro argomento. Sto vedendo delle cose in questi giorni e vabbè, lasciamo perdere. Allora, questo è un aspetto particolarmente interessante, fa riferimento a quei 40.000 diciamo additivi chimici che vengono usati nell'industria alimentare e il fatto di avere un test che ci consente di andare a valutare questi fattori è fondamentale. Ma perché? Perché atleti, come la stragrande maggioranza delle persone, ma soprattutto gli atleti, tendono a mangiare prodotti comunque confezionati. Ed ecco che l'apporto, no, di determinate sostanze potenzialmente tossiche, o come dico loro, inibenti la capacità prestativa, fondamentalmente può essere veramente un grosso problema. Ma questo lo vediamo nel secondo caso. Quindi, in sostanza, con quest'atleta, che cosa abbiamo fatto? Visto che gli obiettivi li vedete in alto a destra, diciamo, gli elementi identificati come elementi sui quali porre attenzione erano la sintesi proteica, il metabolismo degli acidi grassi, l'emozione, il metabolismo degli zuccheri, fatto 100, una valutazione a 360 gradi,
di tutti gli elementi, di tutti i dati e di tutto, diciamo, il conosciuto di questo atleta, sono partito comunque da una pulizia intestinale, perché questa ragazza era comunque arrivata da poco in questa squadra, non aveva praticamente mai utilizzato fermenti lattici, aveva comunque un'abitudine alimentare un po' strana, particolarmente ricca di zuccheri. Ogni tanto comunque aveva, come dire, una tendenza a delle cistiti, aveva comunque una condizione di acidosi abbastanza alta. Quindi a quel punto abbiamo detto: senti, facciamo un reset, diamo una bella pulita, riorganizziamo con un ciclo di probiotici, mettiamo a posto comunque l'alimentazione, il cell food è diventato un must. Questo è, io ho conosciuto Giorgio proprio in una piccolissima situazione dove si parlava di postura dell'atleta. Conosciuto Cell Food mi si è aperto veramente un universo, perché poi prima, ad esempio, il dottor Conforti parlava di statine, no? La statina comunque va ad agire sull'idrossimetilglucaril, coenzima A, reduttasi, e quindi a cascata su tutto ciò che ne deriva. E sotto che cosa c'è se non il coenzima Q10? Quindi coenzima Q10 uguale respirazione cellulare. Il problema è che le statine molto spesso, scusate se faccio questa divagazione, però le statine molto spesso danno comunque, se non rabdomiolisi, danno comunque un'alterazione delle CK. Quindi a quel punto tanti colleghi che cosa fanno? Tolgono le statine. Soprattutto nelle condizioni, diciamo, di valori di LDL o comunque colesterolo totale non particolarmente, diciamo, allarmanti. Benissimo. Togli la statina, ma magari è una diabetica e comunque già in prevenzione secondaria, eccetera, eccetera, eccetera. Ma la cosa sarebbe molto più semplice se o si intervenisse banalmente con un integratore di coenzima Q10. Ma ancora meglio, anzi, sarebbe veramente desiderata intervenire con Cell Food, perché tanto Cell Food che cosa fa? Va proprio a ottimizzare la respirazione cellulare e quindi l'ossigenazione mitocondriale. E quindi a quel punto va a ridurre il catabolismo muscolare. Ecco che a quel punto, tornando all'atleta, no, l'ossigenazione del mitocondrio, quindi l'ossigenazione cellulare, diventa fondamentale. Perché è vero che questa necessità di andare a prevenire gli infortuni e a facilitare il recupero, che in quel momento era un pochino deficitario, era l'obiettivo, ma Cell Food comunque lavora su prospettive anche un pochino più allargate, cioè a livello di prestazione cardiaca, a livello di prestazione respiratoria. Cioè, ci sono veramente tanti aspetti che poi Cell Food nell'atleta garantisce. E poi chiaramente, vabbè, siamo andati a lavorare un minimo sulla quota amminoacidica, abbiamo fatto un lavoro sull'asset lipidomico, quindi sugli acidi grassi, e siamo andati a dare una modulazione alla vitamina B. Va bene, la ragazza è tornata ad avere comunque una buona capacità di recupero, ha avuto dei benefici a livello organico con sicuramente dei grossi vantaggi in termini proprio di percezione dell'energia, e quindi sostanzialmente abbiamo portato a casa il risultato. Felice lei, felice io, felice gli allenatrici e via discorrendo. Bene, il secondo caso invece l'ho messo in mezzo, è il caso un po' più impegnativo, anzi è stato decisamente impegnativo, mi ha fatto preoccupare parecchio, perché questa ragazza di 18 anni a un certo punto, d'improvviso, ha iniziato ad accusare questa grandissima spossatezza, assoluta mancanza di energia, forza muscolare praticamente azzerata. E nonostante sia un angelo, non solo per la bellezza, ma anche per il carattere, era diventata assolutamente irritabile, intrattabile. E al che ci siamo seduti e abbiamo cercato di capire che cosa fare. Come prima condizione, ovviamente siamo partiti da qui, nel senso che mi ha detto: va bene, facciamo questo inizialmente. Devo dire che quando ho fatto questi esami, forse
fatto fare questi esami, io S-Drive non l'avevo ancora in mano. Okay? Vi invito un attimo a dare un'occhiata, a valutare, insomma, quelli che sono i parametri che avevo indicato per fare una valutazione generale. E perché? Perché, come ho detto prima, molto spesso gli atleti, anche di altissimo livello, non avendo uno staff, poi dopo si devono rivolgere comunque al medico, al proprio medico di famiglia. E sono ragazzi giovani. E il medico di famiglia, bene o male, parlando con tanti amici che comunque fanno questo lavoro meritorio e di grande sacrificio, perché comunque viva Dio, nonostante tutto quello che si sente, medico e farlo bene non è ancora una cosa così, così astrusa, ma ci sono ancora veramente tanti colleghi che lavorano veramente molto bene con dedizione. Però escono dalla logica di quello che è la patologia. Ecco che diventa difficile fare un discorso di prevenzione. Perché? Perché quando si fa una valutazione ematologica, ematochimica, è chiaro che si va a fare una valutazione di insieme, a valutare una serie di funzionalità. Non ci si limita ad andare a sparare col fucile di precisione, perché qui bisogna capire tutto il sistema, come sta, diciamo, dialogando. Perché molto spesso c'è anche una visione, no, riduzionista, molto, molto settoriale. Io a volte sento parlare, ho degli amici cardiologi, li sento parlare chi si occupa di ipertensione, chi diciamo, di scompenso, e a volte la sensazione è che non siano neanche specialisti, cioè non abbiano la stessa specialità, perché sono talmente tanto settoriali nel profondo, che disgiungono un po' dal quadro d'insieme, no? A volte si valuta un paziente per un potenziale infarto e magari si sottostima che magari possa esserci una pericardite. Tanto per fare un esempio, ok, le coronarie sono a posto, va bene, sei a posto, ma se io quel dolore trafittivo l'ho avuto, quel dolore trafittivo da dove arriva, ad esempio, no? Quindi il primo pensiero è almeno a me è stato la pericardite. Comunque, senza entrare in ambiti cardiologici, questo per dire che cosa? Che molto spesso i medici di famiglia faticano a prescrivere una serie di esami. Ad esempio, questa ragazza di 18 anni, io ho diciamo, dato il mio questo elenco e loro sono, diciamo, la mamma è andata dal medico di famiglia che ha praticamente espresso una serie di criticità. Quindi ha chiesto, ad esempio, perché il cortisolo, ha chiesto come mai l'omocisteina, ha chiesto come mai le CPK, ha chiesto come mai l'acido folico, la vitamina B6, come mai la vitamina D in una ragazza di 18 anni. Allora è chiaro che qui si fa, ma questa cosa si è ripetuta, vi posso garantire, con N altri colleghi che hanno alzato le barricate, perché capisco che devono rispettare il principio di spesa, ma sono anche abituati a dire: ok, cortisolo, guardo un paziente, probabilmente ha un cushing, ok, va bene, gli faccio fare cortisolo. Faccio un esempio così banale. Ma il cercare di, cioè il ricordare che il cortisolo magari può anche dare un'indicazione sui circadiani e quindi su quello che può essere l'espressione anche, diciamo, della quota insulinica diurna piuttosto che notturna, l'alterazione dei ritmi del sonno, cioè diventa veramente complicato perché poi si guarda più alla parte patologica e si dimentica la parte fisiologica, cosa che invece in un atleta va assolutamente salvaguardata. Quindi quando io ho fatto fare questi esami, ma, no, ma addirittura la collega mi ha detto: ma perché il titolo antistreptolosinico? Perché siccome queste sono ragazze che vivono in comunità, che molto spesso comunque hanno faringotonsilliti, che comunque, voglio dire, lo streptococco è lì che balla, cioè io devo anche capire se c'è una ricorrenza nelle faringotonsilliti, se potenzialmente io ho comunque una presenza elevata del titolo antistreptolisinico.
perché in quel momento io devo capire se, visto che è un atleta, se comunque quella condizione mi può esporre a una problematica cardiaca nel medio-lungo periodo, o mi può esporre fondamentalmente a una problematica anche a livello renale. Cioè, non dimentichiamoci che comunque ci possono arrivare condizioni fino all'aglomerolonefrite. Quindi, quando poi un ragazzo si trova a 30 anni a vivere quelle condizioni, quando poi sono in essere, le patologie diventa veramente difficile, anche perché una miocardite non la vedi, cioè rischi di vederla quando si manifestano i primi segni comunque di scompenso cardiaco, e soprattutto i ragazzi che magari fanno attività di endurance, andare a valutare il TAS può avere un senso di questo tipo. È chiaro che poi il TAS non è valutato da solo. Lascia un po', fra virgolette, se non elevato, il tempo che trova, ma nel momento in cui è mosso, magari non c'è comunque un'infezione nelle ultime 6 settimane, quindi una faringotonsillite nelle ultime 4-6 settimane, il valore comunque rimane alto, io vado comunque a riscontro con la VES e con la PCR, no? Giusto per andare comunque a fare un quadro della situazione. Beh, comunque, in una condizione di questo tipo, anche in termini preventivi, ad esempio, il SAME sicuramente è un presidio che dà dei grandissimi vantaggi. Uno anche proprio dal punto di vista della detossicazione e dal punto di vista della protezione d'organo. La protezione d'organo la fa solo l'ACE inibitore, ok? La protezione d'organo la fa sicuramente anche il SAME. Quindi, se poi prendiamo altri valori, no? ECPK 327, l'ho segnato in rosso. Fondamentalmente in un atleta sono assolutamente normali, cioè una donna fino a 500 mediamente può arrivare, l'uomo può esprimere anche fino a 800, 900, 1000, soprattutto non so, ai maratoneti piuttosto che chi fa sport comunque di fondo. Quindi ecco che a quel punto la CPK in sé sostanzialmente non mi dà una valutazione oggettiva di quello che è la condizione metabolica del muscolo. Ed ecco che a quel punto entra la vitamina B6. La vitamina B6 è fondamentale, no? Poi adesso vi ho messo una serie di elementi per la quale comunque nell'atleta sarebbe interessante andare sempre a investigare la vitamina B6. Ma sostanzialmente la B6 è uno degli fattori protettivi laddove ci sia comunque un'iperomocisteinemia, che voglio dire, anche solo per familiarità, non è un dato da sottovalutare. Quindi l'omocisteina valutata nell'atleta di, voglio dire, di 18 anni non è fuori dall'universo, anche perché poi se l'atleta comunque mangia i latticini, la carne, le uova, i legumi, quindi tutta la parte proteica che comunque è ricca di metionina, noi dobbiamo comunque ricordare che l'omocisteina è un aminoacido solforato, quindi arriva dalla trasformazione enzimatica della metionina. Quindi a questo punto, a maggior ragione, il SAME diventa uno strumento fondamentale. Però ci sono anche ragazzi che proprio per una questione di familiarità hanno l'omocisteina alta, e l'omocisteina sappiamo tutti che è un fattore di rischio cardiovascolare tra i peggiori. Quindi perché non andare comunque, visto che i ragazzi non si investigano mai, soprattutto quando sono messi sotto stress psicofisico importante, a valutare anche elementi di questo tipo. Okay? Quindi se andiamo ad esempio a fare un piccolo excursus sulla vitamina B6, se mi fa andare avanti, okay? Cioè vediamo che è coinvolta veramente in tantissimi ambiti, nel metabolismo degli amminoacidi, degli acidi grassi, degli zuccheri, degli ormoni, nella formazione dei globuli bianchi e dei rossi, nella stessa modulazione immunitaria, ovviamente anche a livello cerebrale. E sostanzialmente il danno, diciamo, da carenza da B6, guarda caso, è apatia, debolezza diffusa fisica e mentale, l'insonnia, vabbè, l'anemia ipocromica non era ragazzo, la condizione di questa ragazza, calcoli renali, ritenzione idrica. Okay? Quindi questi sono tutti elementi che grazie alla B6 comunque noi possiamo dedurre, a secondo che la B6 sia più o meno presente. Perché dico più o meno presente?
Perché la cosa simpatica, andando a valutare il test, il primo test, è che alla ragazza il test diceva: attenzione, il sistema ormonale, il sistema muscoloscheletrico, il metabolismo dei zuccheri e la sintesi proteica sono elementi di attenzione. Perfetto, quindi a questo punto cerchiamo di capire. Io nel frattempo avevo già fatto comunque un mese era già passato un mese, quindi a quel punto io brancolavo nel buio perché stavo cercando di sostenerla, ma non riuscivo a capire. A quel punto ho comunque chiesto a un amico, a un endocrinologo a mia guarda, se mi dava una mano per fare comunque degli altri esami di approfondimento, che però non hanno comunque rivelato nulla. Benissimo. Allora, fatto il test, andiamo a vedere le vitamine e scopro con grande sorpresa che mentre la valutazione ematica mi diceva che la B6 rientrava assolutamente nel range, qui il test mi dice: attenzione, perché la B6 è consigliato valutarla e lavorarci sopra. Interessante, per me è stato uno shock. Anche perché se avete visto nella slide precedente, la vitamina D13, ad esempio, la vitamina D veniva segnalata, ho messo 13 perché era il valore. Il valore ematico, mentre invece dice attenzione perché fondamentalmente è carente di vitamina D. Bene. È che io guardo qua la vitamina D e dico: beh, ma la vitamina D3 non mi dice assolutamente nulla. Quindi, dove sta il problema? Cioè, dov'è l'arcano? E mi si è posto per l'ennesima volta la domanda: ma porca di quella miseria, ma la concentrazione ematica e la concentrazione tissutale sono così disgiunte, oppure è un problema di distribuzione, oppure è un problema di accesso alla cellula? Perché questa vitamina B6 me la segnala e la D3 invece no? Quindi la probabilità è che la cellula non esprima a livello recettoriale e quindi sostanzialmente la vitamina non abbia capacità di entrare nella cellula, pur essendo disponibile nel sangue, pur essendo, diciamo, disponibile a livello extracellulare, quindi a livello di matrice, ma nella cellula non entra. Quindi io posso avere anche tanta concentrazione di vitamina B6 nel sangue, ma se non mi entra nella cellula non mi svolge quella funzione. Ok? Quindi ecco perché la vitamina B6 io solitamente l'associo nella valutazione della, diciamo, chiamiamolo, semplifichiamolo, metabolismo muscolare. Perché fondamentalmente la B6 mi dice a grandi linee, no, se le CPK sono solo l'espressione di un lavoro o comunque di un overtraining, piuttosto che con la B6 invece alterata ci sia proprio un fattore muscolare, un fattore metabolico. Ed ecco che qui torniamo un'altra volta a fare la correlazione. Cosa mi dice anche S-Drive? Ad esempio, poi andremo a vedere, no? Il quadro aminoacidico, e allora incominci a mettere insieme una serie di evidenze che, per quanto non diagnostiche, sono comunque indicative e quindi ti aiutano a guidare un attimino la cosa. Dal punto di vista dei minerali, sostanzialmente non c'erano condizioni particolari, per quanto il potassio è lì in basso a sinistra, mi ha fatto riflettere. Perché comunque non aveva comunque una condizione, no, di crampi, però aveva tutta una condizione di difficoltà prestazionale muscolare e non solo, che comunque non tornavano. Gli acidi grassi in sé tendenzialmente avevano un DHA comunque ridotto in basso praticamente, ridotto al minimo. E poi, vabbè, c'era un discorso, no, di pro-ossidazione che comunque lavorava con una certa evidenza, quindi c'era probabilmente una dominanza ancora superiore della fase ossidativa. Nella valutazione degli antiossidanti non c'erano delle condizioni particolarmente
diciamo, significative, per quanto indicative, quindi già il sulfurafano piuttosto che le antocianidine, l'acido alfa lipoico, i fitoestrogeni, i flavonoidi, che comunque erano praticamente pari allo zero, però il coenzima Q10, vabbè, qua non siamo in presenza di statine, ma parliamo comunque di carenza prestazionale muscolare, il coenzima Q10 qua mi dice attenzione perché non è in effetti un elemento di attenzione. Benissimo. Se prendiamo comunque il quadro degli aminoacidi, anche qui veramente ci ho speso tantissimo tempo per comprendere che cosa effettivamente poteva essere, diciamo, inficiato. O potenzialmente poteva essere un elemento sul quale interferire e intervenire con decisione, perché tra l'altro c'è, come potete vedere, una parcellizzazione piuttosto significativa. Quindi anche qui grande studio. Non mi fermo più di tanto perché poi il delta, no, è stata un'altra cosa. Però ho ragionato fortemente su questa cosa, anche comunque a livello intestinale, su una presenza di, diciamo, una condizione di questo tipo, perché poi è chiaro che siamo andati comunque a fare un lavoro. Anche lei, fortunatamente, come l'atleta precedente, anche grazie probabilmente alla giovane età, ma purtroppo non è sempre così, era libera da condizioni, diciamo, di danno ambientale. Però prima facevo riferimento al forno a microonde, ecco, lei mi dicevo: ma scusami, ma tu quando scaldi le cose, le scaldi sul fornello o dove? Dice: no, no, forno microonde. Perfetto. E cosa fai quando stai scaldando le cose? Mi metto davanti e lo guardo. Ok? E quindi non mi ha meravigliato perché io le ho fatto questa domanda dopo che ho fatto il test. Poi, vabbè, elettrosmog, corrente elettrica. Quindi quella corrente elettrica è un po' pandemica perché i 50 Hz sono anche fondamentalmente le tensioni degli elettrodomestici. Quindi diventa complicato, no? Fare una serie di valutazioni, perché poi al di là della valutazione oggettiva bisogna vedere quanto si possa cambiare lo status quo. Quindi per quanto riguarda almeno il forno microonde abbiamo stabilito che se non poteva scaldarsi le cose sul fuoco, se le scaldava comunque lontano dal forno microonde. E poi gli additivi alimentari da evitare. Sostanzialmente li ho valutati per quello che fondamentalmente potevano essere. Ma non gli ho dato particolare peso. Sta di fatto che, per arrivare un pochino alla conclusione, ho cercato di mettere insieme, partendo sempre da una pulizia intestinale e da una riorganizzazione alimentare, gli ho dato così un momentino di quota fitoestrogenica con la soia, per quanto la soia io sono sempre molto cauto in generale e soprattutto con le donne, visto che la soia, insomma, ormai ha riconosciuta questa capacità e potenziale, diciamo, azione di induzione del carcinoma mammario, questo ormai, insomma, è abbastanza evidente. Sono intervenuto col self-food, ho detto, vabbè, vediamo se almeno il self-food aiuta. Andato a comunque a intervenire con degli aminoacidi pre e post allenamento, perché lei comunque doveva per forza allenarsi, e modulato gli acidi grassi. In sostanza abbiamo fatto un follow-up a me dopo un mese. Sì, c'era stato qualche lieve miglioramento che io monitoravo anche mediamente ogni 3-4 giorni, ma sostanzialmente non si arrivava a capo di nulla, al che l'endocrinologo non mi aveva aiutato, tutto quello che avevamo pianificato non mi aveva supportato, morale. Ero dispiaciutissimo perché la ragazza stava male, vederla così per me era inconcepibile. Potete immaginare i tecnici federali come si stavano innervosendo e giustamente anche la famiglia. E quindi ho ripreso in mano il test e me lo sono andato a rivalutare. Al che ho detto cosa mi sono dimenticato o cosa non ho considerato. Alla fine, dopo quasi una notte insonne, sono tornato sulla pagina degli additivi alimentari e mi sono fatto una serie di ricerche. Quindi sono andato, partendo da quelli che erano ovviamente i valori espressi qui, quindi quali additivi alimentari venivano indicati dal test come da evitare,
Sono andato sul sito dell'EFSA, quindi dell'ente di sicurezza alimentare europea, e ho scoperto queste belle cose, cioè che queste sostanze erano contenute negli alimenti dei quali lei fondamentalmente faceva uso quotidiano, cioè l'amaranto, perché ogni tanto qualche analcolico le era concesso. Perché ogni tanto anche gli atleti hanno bisogno di qualche piccolo sgarro settimanale, ma non era quello che mi preoccupava. Il punto caldo si è manifestato tale nel momento in cui ho visto che l'E222 era contenuto nella frutta essiccata, l'E251 nella bresaola, nel prosciutto crudo, e l'E350 cracker, grissini, prodotti da forno, tradotti per lei il pan bauletto. Morale, che cosa abbiamo fatto? Ah, la gomma laca, perché lei la frutta amava mangiarla con la buccia. Quindi a quel punto la gomma laca, purtroppo viviamo in un mondo che se al supermercato le cose non brillano, non sono perfette, non le compra nessuno. Abbiamo cominciato a fare una riflessione sull'alimentazione, perché io realmente non sapevo più da che parte prendere la cosa. In sostanza, tolta la bresaola e il prosciutto crudo, tolta la frutta essiccata, tolto il pan bauletto, la ragazza in 1 mese e mezzo è tornata a rifiorire, è tornata ad avere la capacità muscolare ed è tornata fondamentalmente ad avere prestazionalità e soprattutto serenità mentale. Cosa non di poco conto. Ora, io anche solo per questo caso sono grato a Giorgio per l'eternità, perché io sono certo che senza questo strumento di supporto, ok? E a questo punto il primo strumento di supporto e di aiuto nella mia quotidianità, io qui non ci sarei mai arrivato. Quindi probabilmente avrei dovuto alzare bandiera bianca e molto probabilmente la ragazza sarebbe diventata una cavia di laboratorio per andare a cercare una causa che presumibilmente non sarebbe, almeno con questa prospettiva, probabilmente non sarebbe mai venuta alla luce. Quindi io ho una grande, un'eterna e immensa gratitudine a S-Drive, e ce l'ha anche la ragazza, della quale non posso dire il nome, ma guardate il pattinaggio su ghiaccio e capirete chi è. Tanto ormai l'ex campionessa del mondo altoatesina, non ci sono molte pattinatrici forti a livello internazionale italiane. Il terzo caso è più sfumato, ma è stato altrettanto sfidante. 29 anni, veramente un top performer, lavora sull'endurance, è un triatleta, che d'improvviso ha avuto un calo di performance, improvviso, ma una performance che non si riusciva a capire se era mentale piuttosto che fisica, perché dei test, anche tutti i test che sono stati fatti vedere stamattina, no? Alcuni test non davano da pensare a una condizione di carenza di performance. E quindi, fatto il test evidenzia un'attenzione al sistema adrenergico, all'equilibrio microbico-intestinale, alla salute cerebrale e al metabolismo degli acidi grassi. Quello che mi ha colpito è stata la salute cerebrale. Perché neanche emozioni, salute cerebrale. In parte mi ha indirizzato a comprendere fondamentalmente quello che poteva essere la parte emotiva, quindi una somatizzazione del fatto che le ultime comunque 3 gare che aveva fatto non erano andate come sostanzialmente era pianificato, o comunque erano le aspettative, e quindi probabilmente da ex atleta lo so, quando poi sei uno vincente, cioè non io,
ma anche quando non vinci e ti poni un obiettivo e non lo raggiungi, incominci a farti più domande piuttosto che a trovare soluzioni. E quindi, a maggior ragione, il mio approccio è stato particolarmente empatico. Però andiamo a vedere. Sta di fatto che comunque a salute cerebrale io ho fatto una cosa. Ho parlato comunque con i suoi allenatori e ho detto, sarà il caso, perché poi anche la tipologia di persona, conoscere diciamo, le caratteristiche fondamentali di una persona, diventa importante anche per capire come aiutarlo dal punto di vista, diciamo, del supporto emotivo. Perché noi dobbiamo comunque sempre pensare che a livello di macro cluster ci sono quattro tipologie di caratterialità. Ci sono i direttivi, quindi quelli che prendono in mano, come dire, la situazione e quindi mettono il piede sull'acceleratore e tendenzialmente sviluppano tutta la potenza che possono sviluppare. Ci sono quelli che sono invece molto più creativi, cioè che vanno a cercare la soluzione alternativa, piuttosto che magari rivedere quello che sostanzialmente è un progetto in essere, quindi tendono ad essere un po' più dispersivi e magari bisogna riprenderli un attimino e riportarli sulla via quando la via è riconosciuta come quella giusta. Ci sono quelli molto, molto focalizzati al rapporto con gli altri e nel contempo al rapporto con se stessi, quindi molto cerebrali, molto autoanalitici, molto introspettivi. E molto più, come dire, orientati alla, come dire, anche al senso di paura, al dubbio, alla ricerca comunque della causa piuttosto che della soluzione. E quindi se, diciamo, il direttivo, quello comunque orientato al risultato, magari ha bisogno di un coach che gli fa mettere il piede sull'acceleratore per andare, magari alcuni atleti hanno la necessità di fare un lavoro più, diciamo, sottile. Quindi alcuni coach possono funzionare, in altre situazioni l'atleta magari può avere bisogno di un counselor, quindi di qualcuno che pur, diciamo, magari non essendo, ci sono tanti counselor che sono anche psicologi, magari non sono psicologi o comunque sono psicologi, ma hanno questa, diciamo, questa caratteristica, questa proiezione, il counselor invece ti prende per mano e ti guida attraverso delle cose di tutti i giorni, a fare comunque un lavoro sulle piccole cose, creare comunque una logica anche nella quotidianità, per piccoli obiettivi, e ogni piccolo obiettivo raggiunto è automotivante per raggiungere obiettivi superiori. E quindi anche questo può essere un modo per aiutare l'atleta a superare una fase di stallo o di difficoltà. Questo per riprendere quello che diceva stamattina anche Bartolomeo, dottor Allegrini, perché in effetti è particolarmente importante questo aspetto in ogni singolo atleta. Non dobbiamo mai fare l'errore di guardare solo il dato tecnico, solamente il dato comunque di laboratorio o solamente quello che teoricamente ci danno indicazione le linee guida piuttosto che qualsiasi protocollo. Sì, ragioniamo su quante proteine pro chilo di e dargli o darle, a seconda che sia maschio o femmina, ragioniamo su quale se quanti grammi di carboidrati diciamo dare, ragioniamo su una serie di fattori, però dobbiamo sempre comunque tenere in considerazione che anche quando a fare il lavoro è diciamo qualsiasi professione sanitaria o comunque qualsiasi terapeuta approcci un atleta in generale, una persona, non deve mai dimenticare che bisogna partire comunque dalla parte più emotiva, che guarda caso i pazienti chiedono a questa medicina di oggi, no? La medicina convenzionale, la medicina allopatica, sempre più spersonalizzata, il rapporto medico-paziente sta sempre più riducendosi, mentre invece ciò di cui voglio dire, il paziente ha bisogno innanzitutto è proprio la comprensione di colui che al quale sta chiedendo comunque un supporto. Va bene, quindi torniamo qui. La cosa che mi è balzata comunque all'occhio è stata comunque una vitamina D
è una vitamina E praticamente inesistenti, una vitamina B3 praticamente pari a nulla, una A1 inesistente, e quindi vabbè, mi sono comunque fatto una serie di riflessioni. Dopodiché, per quanto riguarda gli minerali, non ho dato inizialmente una particolare attenzione, e invece questa è stata comunque una parte importante, interessante, perché a fronte comunque di una serie di fattori proinfiammatori, quindi omega 3, 6 e 9, c'era una richiesta comunque evidente di azione a livello proprio di omega 3. Non dimentichiamoci che mediamente oggi un sedentario a livello europeo ha un rapporto omega 6 omega 3 indicativamente 12 a 1, quando il rapporto dovrebbe essere 4 a 1, e quindi è chiaro che in un atleta questa bilancia tende a spostarsi decisamente, e quindi qui il segnale era forte, la parte comunque EPA e DHA era sicuramente da valutare per poterla potenziare. Stesso discorso per quanto riguarda gli antiossidanti, una attenzione comunque importante alla superossido dismutasi, soprattutto, e comunque anche alla vitamina C. Ora, tutto il discorso delle vitamine C è un discorso importantissimo. Io devo dire che ho scoperto la vitamina C di spray, quella di Giorgio, che consente veramente di fare un discorso di lavoro continuativo senza avere comunque accumuli, senza lavorare comunque con dosaggi pesanti, e questo consente anche di fare tutto un discorso preventivo anche sulla parte un momentino più, come dire, patologica, no? Quindi prevenzione oncologica e via discorrendo. Il punto, diciamo, alta integrazione di vitamina C nell'atleta trova alcuni punti di domanda, soprattutto nel fatto che ci si pone il dubbio di quanto elevati dosaggi di vitamina C possano indurre una iperproduzione di H2O2, quindi magari un aumento di produzione di acqua ossigenata che possa indurre l'apoptosi cellulare, e allora a quel punto ci troviamo in una condizione di autolesionismo. Quindi sicuramente la vitamina C di Giorgio, certamente della linea Cell Food, certamente ha dei grandissimi vantaggi. Se poi dopo usciamo dal mondo dello sport e ragioniamo in questo periodo socio-storico di Covid, beh, vitamina C e vitamina D più tutta una serie di altri sono quantomeno due capostipiti ai quali fare poi una serie di associazioni, il SAME per certo e via discorrendo. Visto che qualcuno ha avuto il Covid e grazie a un protocollo di questo tipo diciamo l'ha passato senza particolari ingiurie. Allora, sul quadro aminoacidico, anche qui una parcellizzazione, un frazionamento che da un certo punto di vista poteva comunque avere una certa, come dire, omogeneità, per quanto la carnitina e glutammina e acido glutammico sono stati due elementi che mi hanno particolarmente attenzionato. Ovviamente glutammina, L-glutammina, parliamo per definizione un po' dell'aminoacido che tende a lavorare per ridurre il catabolismo muscolare. Sostanzialmente a livello di intestino, anche qui si stava probabilmente preparando, perché vedete che è evidenziata una accentuazione della disbiosi, perché oggi penso sia anacronistico parlare di eubiosi. La disbiosi sostanzialmente è una condizione generalizzata, poi che manifesti di più o di meno o che non manifesti un altro discorso, ma l'ambiente, la qualità del cibo che segue la qualità dell'ambiente, stress, ansie e preoccupazioni varie fondamentalmente possono incidere, anzi sicuramente incidono a livello intestinale, e quindi noi dobbiamo sempre ricordarci, visto che
stato fatto riferimento anche dal dottor Conforti, che intestino uguale sistema immunitario. Quota più importante del sistema immunitario è qui, l'intestino se sfogliettato, come diceva il mio professore di anatomofisiopatologia, il professor Pecchiai, diceva se noi lo sfogliettiamo diventa circa 300 metri quadri, quindi possiamo capire qual è l'entità, no, di questa fetta dominante del sistema immunitario. Se quindi l'intestino è a posto, ci mettiamo la vitamina D3, ci mettiamo la vitamina C, il sale e via discorrendo, insomma, è un modo per sostenere il nostro sistema immunitario, perché gli strumenti e i metodi ci sono a prescindere da quello che inoculano in questo periodo. Ecco, quello che invece mi ha colpito è stata la presenza di metalli pesanti. Quindi ovviamente la logica è stata quella poi di intervenire di conseguenza e anche come dire, una buona interferenza, soprattutto il computer e il cellulare, che fondamentalmente per questo ragazzo anche diciamo, nei viaggi di trasferimento su questi mega camper. Era praticamente strumenti di largo impiego per molte ore nell'arco della giornata e della notte. Quindi anche qui siamo andati a correggere quello che era una disabitudine e lavorare anche diciamo, sulla parte cerebrale, perché poi ovviamente anche ridurre la fascia del sonno, ridurre anche, diciamo, determinati periodi del sonno durante determinate ore della notte diventa un problema. Uno, per fare comunque lavorare, riposare e detossicare l'organismo, due, anche per poterlo, diciamo, facilitare dal punto di vista anabolico. Prima il dottor Conforti faceva riferimento all'ormone della crescita, l'ormone della crescita per definizione viene secreto durante le prime ore notturne nella sua massima concentrazione, quindi indicativamente tra le 23 e le 4 del mattino. Anche qui siamo andati a valutare tutte le sostanze alimentari, da lì, dall'esperienza dell'atleta di prima, gli additivi alimentari sono diventati, se non il primo, il secondo elemento di grande attenzione da parte mia. Quindi oggi, atleti e non atleti, dico fatevi, stampatela. Fatevi uno screenshot, memorizzatelo sul telefono, fate quello che volete, ma quando andate ad acquistare, se proprio dovete acquistare alimenti confezionati, girate la confezione, guardate la composizione, se è presente anche solo uno di questi, non lo comprate. Questo ovviamente non vuol dire assecondare l'acquisto di prodotti confezionati, meno se ne comprano, meglio è, perché vuol dire che riduciamo l'assunzione di additivi, ma quantomeno seguiamo il suggerimento che il test ci dice, cioè questi sono gli additivi che in questo momento al soggetto stanno dando particolarmente fastidio o possono dare particolarmente fastidio. Quindi, per chiudere, alla fine che cosa abbiamo fatto? Ho fatto un chelaggio dai metalli pesanti, quindi vabbè, qui i metodi possono essere molteplici. Il same sicuramente è un elemento che aiuta anche in questo senso, però diciamo, ho utilizzato un gel, l'Enter Gel, tanto per fare nomi, perché solitamente io uso o quello o la zeolite. Quindi abbiamo fatto una pulizia dell'intestino, al quale è seguita una ripopolazione intestinale, abbiamo rivisto una serie di cose a livello alimentare. Ho voluto comunque aumentare i dosaggi, quindi Giorgio su questo sarà contento, a livello quasi di praticamente di fiatore di fondo, diciamo il dosaggio, e quindi al self-food ho associato comunque anche il same. Quindi per andare a lavorare appunto sulla metionina, ho comunque aumentato i livelli di EPA e DHA e poi non ho voluto comunque interagire ulteriormente in questo primo step, perché vale per questo, vale anche negli altri due casi. Tutto
tutto il lavoro non si è limitato qui, cioè abbiamo dato comunque un valore di priorità a determinati interventi. Quindi, siccome fare tutto nello stesso momento è impossibile, uno anche dal punto di vista della compliance, perché bisogna anche tutelare il fatto che comunque l'atleta non è malato. Io sono concorde con il dottor Conforti, l'integrazione arriva nel momento in cui non se ne può fare a meno. E quindi fondamentalmente gli atleti che si rivolgono a me hanno acquisito questo tipo di principio e di pensiero. Soprattutto poi anche nell'uso di, perché a volte ho visto atleti usare in maniera individuale, per scelta appunto propria, dei rimedi, magari dei fitoterapici, e dire attenzione a quello che stai facendo, perché prima il dottor Conforti citava la WADA, la World Anti-Doping Association, e ad esempio anche alcune sostanze di origine vegetale sono under judgment, cioè sono comunque sotto valutazione, e una nello specifico praticamente entrerà nell'elenco delle sostanze vietate. È la Schisandra chinensis. È una radice cinese che viene utilizzata, diciamo, in ambito, diciamo, patologico nella gestione, diciamo, delle steatosi epatiche, via discorrendo, è un po' un epatoprotettore. Ma si è visto che aumentando i dosaggi, fondamentalmente ha un'azione stimolante la parte anabolica. Quindi, proprio per questo motivo, la WADA lo sta per inserire in questo, diciamo, nell'elenco delle sostanze proibite, quindi non solo farmaci, ma anche integratori e anche fitoterapici. Quindi attenzione ai vostri atleti, anche se sono, diciamo, amatori, perché più ci sono degli amatori di altissimo livello che sono dei semiprofessionisti, che poi introducono veramente di tutto e di più e comunque corrono dei rischi. Tornando all'atleta professionista, a un atleta ho detto attenzione a prendere quella, perché se ti beccano in questo momento non scatta la squalifica, ma si accende veramente un semaforo rosso su di te. Quindi poi a quel punto diventi un elemento non desiderato o comunque particolarmente controllabile. Questo per dire che non è che gli atleti non vadano controllati, assolutamente vanno controllati, però nello specifico questo atleta ha detto non andare a complicarti la vita per una cosa che magari può essere gestita diversamente. E poi sicuramente immagino che qualcuno sorriderà, per favorire anche una maggiore condizione di salute cerebrale, quindi di tranquillità, il magnesio, che fondamentalmente è riconosciuto avere un'azione sulle condizioni, diciamo, di stress e di ansia, ma poi ho associato anche dei fiori di Bach e dei fiori australiani, perché poi la logica della fisiologia ci insegna, non la logica, la fisiologia ci insegna che per avere un'azione a livello fisiologico non è necessario somministrare grammi. Quindi la logica di segnale è quella che fondamentalmente fa funzionare l'organismo. Come dice il nostro e mio amato professor Spaggiari, è vero che c'è una condizione biochimica, ma c'è anche una condizione biofisica. Ora, in una logica di segnale, quindi biofisica, e di bassissima concentrazione di sostanza, agiscono anche i fiori di Bach australiani. Nello specifico, il Rock Rose, che è il fiore della paura, e nei fiori australiani c'è uno che si chiama Stress Stop, che io uso nei momenti usavo nei miei momenti di massimo stress, che ormai ho dimenticato, e è chiaro che non sono risolutivi, non hanno un effetto benzodiazepina, ok? Ma sostanzialmente riducono quella sensazione di ansia, e nel contempo è come se la pressione interna, diciamo, dal punto di vista emotivo, da 0 a 10, 10, con questi molto frequentemente da 0 a 10 c'è una modulazione verso il basso. Quindi il fatto di poi farlo unitamente a questo, lavorare con continuità, perché tutt'oggi
sta lavorando con un counselor e quindi il fatto di avere comunque aiutato un atleta non solo dal punto di vista fisiologico, ma anche proprio dal punto di vista psico-emotivo, che poi alla fine molto spesso è la risultante determinante la capacità prestativa. Quindi tutto questo comunque lavoro grazie soprattutto i risultati all'S-Drive. Quindi se si pensa in una logica comunque di prevenzione e in una logica di voglio dire add-on, quindi di uno strumento che contribuisce concretamente alla pratica clinica quotidiana. Concludo con questo claim che è salute uguale performance e performance uguale salute, al quale da quando diciamo, alla pratica quotidiana ho associato il prezioso impiego di S-Drive, prevenzione uguale salute e performance.